Dai, 25 euro per un amiibo, ma è scandaloso. Poi per cosa? Per una feature che doveva essere accessibile da subito e a tutti quanti. Praticamente un DLC. No, no, cioè proprio non se ne parla. Ah, hanno aperto i pre-order anche su Amazon. Torno subito. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove ci sono io che parlo di videogiochi. Oggi continueremo a osservare da vicino la questione Amiibo e Scalper, passeremo in rassegna i rumor riguardanti una collection a tema Sonic e anche quelli che vorrebbero uno spin-off di Final Fantasy pronto per essere rivelato al pubblico al prossimo E3. Ma non solo, un lunedì carico di notizie, inutile quindi perdere tempo. Prima di iniziare, al volo, dai su, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, soprattutto su Instagram e anche Telegram. Poi, se proprio vi sentite dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete questi bellissimi e per niente orrificanti memini in HD. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. È uscito infatti Knockout City e le prime recensioni hanno colto tutti quanti di sorpresa. Se c'è un gioco su cui non avrei mai puntato nulla, beh, quello era Knockout City. Sin dal suo primo reveal, il titolo ad opera di Velan Studio, gli stessi dietro a Mario Kart Live Home Circuit, mi aveva convinto meno di zero. Un po' perché non sono un amante della tipologia di gioco, un po' perché dopo Rocket Arena è difficile fidarsi di Electronic Arts. Salta fuori invece che si tratta di un gioco da non sottovalutare e tutte le recensioni concordano nel definirlo un grandissimo titolo, accessibile e immediato, che però incorpora anche una certa dose di strategia e complessità. Insomma, Knockout City va approvata a tutti i costi e le buone notizie non finiscono qui. Il gioco non solo incorpora il crossplay e la cross progression su tutte le piattaforme, ma offre delle ottime prestazioni anche su Switch. Come se non bastasse, oltre ad essere incluso su Game Pass e EA Play, la prima settimana di gioco sarà gratuita anche su Switch. Poracci, io non vedo l'ora di provarlo, magari chissà, ci si riesce a beccare anche online. Voi gli darete una chance? C'è poi un rumor interessante a riguardo del porting di Genshin Impact su Switch. Il fenomeno targato miHoYo, che si è rivelato molto più di una semplice scopiazzatura di Breath of the Wild, non dispone ancora di una conversione per console ibrida. Annunciata ufficialmente dagli sviluppatori, la versione per Switch dell'open world free to play non ha ancora una data ufficiale. Il motivo? Secondo Genshin Report, un profilo che si occupa di raccogliere news e rumor riguardanti Impact, il ritardo sarebbe dettato dalle limitazioni hardware di Switch, che non permetterebbero un corretto funzionamento del motore di gioco. Addirittura in un secondo tweet viene avanzata l'ipotesi che il titolo possa diventare un'esclusiva per Switch Pro. Insomma, più rumor di così non si può. Però è interessante uno scenario del genere. Insomma, più che un problema di hardware, sembra proprio di ottimizzazione. In fondo il gioco è disponibile anche su mobile. Com'è possibile che gli sviluppatori non riescano a fare una conversione per Switch? C'è chi infatti ipotizza più realisticamente problemi relativi alle microtransazioni e a incompatibilità legali, immagino, con l'eShop di Nintendo. Quale che sia l'entità del problema, secondo voi quando vedremo Genshin Impact su Switch? Sareste interessati a provarlo? E torniamo a parlare di una delle questioni più interessanti degli ultimi mesi, ovvero quella dell'amiibo di Zelda e Soul Kanubi. Sì, sono dei mesi proprio super emozionanti. Ok, siamo d'accordo nel dire che l'amiibo mette in luce tutto quello che non funziona delle politiche commerciali di Nintendo, ma secondo me la dice anche parecchio lunga sui consumatori e sull'isteria che si scatena intorno ai prodotti della grande N. A poco meno di 2 mesi dall'arrivo sugli scaffali, tutti i pre-order relativi a Skyward Sword sono finalmente disponibili. Dopo il gioco base e il set di Joy-Con, anche l'amiibo è comparso su tutti i maggiori rivenditori mondiali, europei e da oggi anche italiani. La statuetta, dal costo di 25 dollari o euro, senza alcuna sorpresa, è stata da subito al centro dell'attenzione degli scalper, che neanche il tempo di farla arrivare sugli store di e-commerce, che già hanno rimesso in vendita i pre-order. La situazione è assurda, soprattutto se si pensa che è sempre la solita solfa. Lo abbiamo visto con le carte Sanrio di Animal Crossing, ma anche con la 3D All-Stars, ritirata dal commercio dal 1 aprile e ancora oggi reperibile praticamente ovunque.
Nonostante questo, i bagarini continuano a provare a rivendere a cifre folli prodotti che molto spesso si possono ottenere senza troppi problemi. Per farvi un esempio, su eBay Europa è già possibile trovare tantissime inserzioni per l'amiibo di Zelda a prezzi folli, molto spesso comprendenti anche bundle con i Joy-Con, ma fortunatamente tra i venduti non risulta nessuna di queste. Discorso diverso invece per eBay America, dove storicamente il collezionismo degli amiibo raggiunge delle vette di isteria impressionanti, tanto che sono già tantissime le inserzioni che si sono chiuse. E si tratta di prezzi che vanno dai $50 in su, non so se capite, ma stanno comprando al doppio del valore il pre-order di un amiibo. Penso che sia uno scenario che si commenta da solo, ma sono curioso di vedere come si evolverà la situazione anche da noi qui in Europa. Ma soprattutto, secondo voi, com'è possibile invertire un trend del genere? Come al solito, vi aspetto nei commenti. Non dimentichiamoci però che il 2021 segna anche un altro anniversario di spicco, ovvero il 30° compleanno di Sonic, icona della Sega dei tempi d'oro ed ex rivale di Mario. Negli ultimi anni il riccio blu sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, grazie all'uscita di progetti di buona qualità, e Sega sembra intenzionata a investire sempre di più nella rinascita della sua icona. Quindi le aspettative per quest'anno, ma soprattutto per le tre, sono molto elevate quando si parla di Sonic. Ecco perché uno degli ultimi rumor a tema Sonic ha elettrizzato i fan. Come riportato dal sito Tales Channel, diversi rivenditori francesi hanno messo nei loro cataloghi online una fantomatica Sonic Collection, prevista a quanto pare per PlayStation 4. Ora, l'ipotesi di una raccolta pensata per celebrare la storia della mascotte non è poi così campata in aria, e anzi sarebbe forse il modo più logico per festeggiare la storia passata di Sonic e introdurre così i più giovani a un'epoca del gaming ormai remota. L'ovvio paragone è quello con la 3D All Stars, e secondo me, guardando al passato di Sega, ci sono tutte le possibilità di avere una collection fatta con i fiocchi e pensata per emozionare i fan. Ma sul serio! Uno dei grandi problemi della 3D All Stars era proprio la sua incapacità nel contestualizzare tre capolavori senza tempo del gaming, non offrendo nulla al di là dell'esperienza originale. Se penso invece a esperimenti come la Sonic Mega Collection o la Sonic Gems Collection, mi si scalda il cuore, dei veri e propri musei in grado di valorizzare la storia di Sonic, ricchi di contenuti extra che molto spesso andavano ben oltre i titoli con Riccio come protagonista. Se Sega deciderà di fare le cose fatte bene, potrebbe uscire fuori una raccolta coi fiocchi. Magari si potrebbe decidere di dare spazio anche ai Sonic in tre dimensioni, o magari a quei titoli più oscuri, apparsi su piattaforme semi sconosciute o mai approdati al di fuori del Giappone. Tra questa collection e rumor che vorrebbero una remaster di Sonic Colors, per me questo potrebbe essere un ottimo anno a tema Sonic, e qualcosa mi dice che ne sapremo di più durante le tre di quest'anno. Quali sono le vostre aspettative? E chiudiamo con una notizia di cui mi avrete già sentito discutere sul canale di EveryEye, ma che secondo me vale la pena riportare anche qui all'interno del TG Poro. Lo sapete, no? Sono un grande appassionato della serie di Final Fantasy. Il remake del 7 per me è stato il GOTY del 2020. E ho grandissime aspettative per il 16° episodio annunciato per ora in esclusiva per PlayStation 5. Questo rumor, quindi, da fan in primis, mi ha fatto molto entusiasmare. Per chi non avesse visto il video, sostanzialmente uno youtuber semi sconosciuto, anche più di me, se possibile, ha messo in circolo un rumor che vorrebbe Square Enix pronta ad annunciare, come esclusiva PS5, un nuovo Final Fantasy sviluppato dal Team Ninja. Si tratterebbe di uno spin-off e non di un episodio numerato della serie principale, e dovrebbe prendere forte ispirazione dalle meccaniche dei Souls-like, genere in cui il Team Ninja ha dimostrato una certa competenza. Il rumor è stato rilanciato un po' ovunque, anche confermato da fonti ben più autorevoli, come Naftra, che ha confermato l'impostazione da Souls-like, anche se a quanto pare si tratterebbe di un ibrido action più vicino a Jedi Fallen Order che a un Souls puro. Fatto sta che tutte le fonti concordano nel ritenere molto probabile che questo titolo venga svelato durante le 3 del prossimo mese, con tanto di demo giocabile pronta per essere mostrata al pubblico. Io sono molto fiducioso per come si sta muovendo Square Enix in questo periodo nei confronti di Final Fantasy, e apprezzo sempre delle digressioni in grado di allontanarsi dalla strada battuta. Certo, storicamente, quando Final Fantasy si è allontanato dai canoni del JRPG, molto spesso i risultati sono stati tutt'altro che entusiasmanti, ma l'idea di un action ibridato al gameplay di un Souls, con alle spalle la narrativa e l'immaginario di un Final Fantasy, non so, mi sembra quasi un sogno. Devo dire che forse questo è uno dei rumor più interessanti per l'E3 2021 e l'hype è ormai alle stelle. Voi siete fiduciosi per questo nuovo progetto?
E questo poracci era tutto per oggi, ma tenetevi pronti perché ci aspetta una settimana ricca di contenuti. Io intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per il prossimo video. Io sono il Poro Final, Michele Impact, ciao! Torno subito.